Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Web Design Coffee. Oggi volevo condividere con voi una discussione che è saltata fuori sul gruppo Next Level WordPress, dove andiamo a creare temi WordPress customizzati. E la domanda è di Onofrio. Donofrio scrive: Ciao a tutti, volevo parlare di un fatto che mi è capitato in questi giorni. Ho fatto vari colloqui in aziende e agenzie web, quasi tutti fanno siti WordPress. Nel colloquio ho detto che sto studiando come si fanno temi su WordPress creati da zero, mi hanno risposto che è una cosa interessante, ma per noi agenzia, ci bastano già i temi premium da comprare. Secondo voi, una figura che sappia creare i temi su WordPress da zero, quanto conta all'interno di un'azienda? Dunque, una figura che sa creare temi WordPress da zero è una figura che sa personalizzare WordPress in base alle sue esigenze, quindi conta molto all'interno di un'agenzia che fa web design, perché è una persona che è in grado di realizzare siti e-commerce cuciti sulle esigenze del cliente, è una persona che è in grado di creare social network, è una persona che è in grado di creare siti multilingua, aziendali, quindi è una persona che ha la possibilità di creare una varietà di siti molto molto ampia in base alle esigenze dei clienti. Detto questo, per far percepire questa cosa all'agenzia e fargli vedere qual è la differenza tra un tema di Team Forest, un tema premium e un tema realizzato da zero sulle esigenze del cliente, puoi fare varie cose. Dunque, la prima cosa che puoi fare, che è la cosa, diciamo, che secondo me fa anche un po' più effetto wow, è quello di aprire il sito fatto da Team Forest, fai un test di velocità e carica in 5 secondi, perché Visual Composer tira dentro 1000 JavaScript, poi c'è Revolution Slider per gli slider, altri 1000 JavaScript, quindi è un sito molto molto pesante, perché c'ha 1000 robe che non ti servono però sono dentro il tema, e quindi gli fai vedere che quel sito lì carica in 5 secondi, 6 secondi, fai il test di velocità, poi apri il tuo carica in un secondo e mezzo. A livello di performance già c'è una bella differenza. Questa cosa comporta? Le statistiche dicono che se un sito si carica in più di 2 secondi, 2 secondi e mezzo, adesso non ricordo bene le cifre, il tasso di abbandono, la frequenza di rimbalzo del sito internet schizza alle stelle. In sostanza, se tu hai un sito che carica in 5 secondi, la metà degli utenti, o comunque gran parte degli utenti, lascia il sito dopo pochissimo tempo. Questo è già un esempio di come far vedere una differenza che va a impattare in maniera rilevante sul traffico, quindi sul successo di un sito internet. Questa è una delle prime cose da far presente. Un'altra cosa, un'altra differenza sostanziale è che con i temi premium di Team Forest puoi avere problemi in fase di sicurezza, perché usano tutti i Visual Composer, che è stato bucato varie volte, quindi hai anche dei problemi in termini di sicurezza e hai dei problemi anche in termini di diciamo affidabilità quando si va a aggiornare WordPress, perché potresti aggiornare WordPress e se il plugin non è stato ancora aggiornato si possono avere errori all'interno del sito, errori nel front-end del sito, perché il plugin non è ancora stato ottimizzato per la nuova versione di WordPress. Tutti questi problemi, se tu realizzi il tema WordPress custom sulla base del tuo framework che hai costruito sulle best practice di WordPress, non li hai. O comunque è molto molto difficile che tu li hai, perché hai seguito tutte le best practice di WordPress. I temi di Team Forest non sanno neanche che cosa sono le best practice di WordPress, ok? Queste sono le prime differenze in termini proprio di tecnico. Poi ci sono delle differenze invece che sono a livello di gestione, ovvero l'agenzia perché usa i temi di Team Forest? Perché dice che tanto io ci metto meno, quindi spendo meno e il prodotto alla fine è uguale. In realtà il prodotto non è uguale per i motivi che abbiamo appena detto, ma poi anche a livello di mantenibilità e di aggiornamento sulla base delle esigenze del cliente, i temi premium sono difficilmente modificabili. Molto spesso arriva l'esigenza del cliente che ti dice: mi sposti questo box leggermente più in alto, mi inverti questi contenuti. Se tu hai il tuo framework che hai realizzato tu e conosci a menadito, in un secondo fai la modifica. Se invece devi andare a farla nel tema di Team Forest, devi andare a studiarti il tema, poi magari vai dentro Visual Composer e cominci a modificare coi padding, i padding poi hanno dei comportamenti strani su mobile, a torta finita per fare una piccola modifica magari perdi delle ore perché devi studiarti il tema, mentre invece col tuo framework che conosci bene e sul quale basi tutti i tuoi progetti, quindi sei allenato, sei consapevole di quello che stai facendo, ci metti un secondo a fare certe modifiche. Un'altra cosa da dire all'agenzia è che a livello di tempo molto spesso il tempo
tempo che uno pensa di risparmiare con un tema premium, poi lo vai a perdere quando vai a fare le piccole, gli aggiustamenti finali e le modifiche finali, dove il cliente ti chiede due modifiche e tu perdi tempo. Perché ci metti più o meno lo stesso tempo nel realizzare il sito con una o con l'altra soluzione, ma la soluzione custom ti permette di avere un risultato di qualità estremamente maggiore e ti permette di andare a modificare il sito sulle basi delle esigenze del cliente in maniera molto molto semplice, perché sei allenato, perché lo fai spesso e perché conosci il framework. Ci sono certe agenzie che al quale piace questo discorso e lo sanno vendere anche molto bene, ci sono altre agenzie invece che sono quelle proprio di bassa qualità, su quale ti consiglio di stare alla larga, che invece dicono no, andiamo avanti noi, prendiamo Team Forest, lo installiamo, poi mollano lì il sito, non fanno manutenzione, non fanno niente, e quando si pianta che non va più niente ti vengono a chiamare noi, vengono a chiamare te che sei un professionista, e glielo sistemi, gli fai vedere che un sito non può caricare in 18 secondi, perché mi è capitato di siti che caricano in 18 secondi fatti con Visual Composer, perché equivale a non avere il sito, è un sito che non può essere visualizzato, non può essere fruito da utenti. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, vi sia stato d'aiuto, se lo è stato fatemelo sapere, gasatemi con un bel like e ci vediamo presto. Ciao!